Ed eccoci qui, siamo all'ultima puntata settimanale del nostro approfondimento quotidiano. Benvenuti, ben ritrovati. Salutiamo il nostro ospite che abbiamo qui in studio, Nicola Di Sabato. Grazie per essere intervenuto. No, grazie a voi per questo invito, ci dà la possibilità, da me e alla mia associazione, la possibilità di inviare un messaggio alla città, e quindi vi ringrazio per questo tipo di Allora, invito. intanto spieghiamo agli amici perché qui Nicola Di Sabato, intanto avete già visto alle sue spalle dei fiori, dei balconi, insomma queste sono immagini di repertorio nostre dalle quali abbiamo estrapolato una foto. Quando anni fa ci fu qualcosa di simile nel centro 10 anni fa. storico e poi tutti ci chiedevamo come mai questo tipo di iniziativa si è spenta un po', perché era un'iniziativa che riuscì a coinvolgere i residenti del centro storico e di tutte le vie perimetrali, insomma, al centro storico. L'associazione, gli associati Altamura B&B, che Nicola Di Sabato rappresenta, ha voluto rimettere in piedi questo tipo di iniziativa che del resto viene, come dicevo, non solo apprezzata nel nostro territorio, ma è un'iniziativa che è Diffusa a livello molto diffusa a livello nazionale. nazionale, insomma, e piace. Il titolo dell'iniziativa è Borgo in Fiore, quindi questo borgo antico della nostra città che in alcuni tratti ha questi fiori, queste cose, però ecco, è bello incentivare tutti. Quindi, siccome il concorso è partito da pochi giorni e le iscrizioni scadono il 15 giugno, allora abbiamo il tempo per spiegare un po' come fare, cosa fare e insomma, cosa devono fare tutti coloro che vogliono partecipare. Vabbè, intanto rispondo un po' a quell'indicazione che tu davi, no? Per quanto riguarda la precedente esperienza. Io ho praticamente ho incontrato gli amici che avevano organizzato quell'evento e mi hanno trasmesso certamente una esperienza dura, impegnativa, ma io me la ricordo proprio molto bella, no? Cioè, i claustri riempiti, cioè vuol dire andava al di là del. Però poi quell'esperienza non è stata ripetuta perché lo dico francamente, quello che non ha avuto sostegni da parte economici, quindi era affidata ovviamente direi, al contributo non solo di impegno personale, ma anche al contributo economico di chi aveva messo su questo tipo di progetto, per cui non l'hanno riconfermata. Sono passati 10 anni. E noi l'associazione Altamura B&B Associati si è costituita un anno e mezzo fa, in pieno periodo Covid, quindi per noi è stato anche una sfida, no? Proviamo a fare rete, in parole povere. E tutto sommato, finora, al di là delle grandi difficoltà che il Covid ci ha praticamente creato, ci ha creato perché ovviamente il mercato della ricettività naturalmente si è, decrementato, cioè c'è stata una flessione, una forte flessione delle presenze, e quindi ha costituito per noi motivo di disagio. E allora, così parlando del più e del meno, io ho sempre detto: cosa può fare un gestore di una struttura ricettiva, a parte che quello di ricevere? Cioè, vogliamo uscire da questo schema, no? Da questo modello che per me mi sembra un po' conservativo, no? Cioè non innovativo. E allora ho detto: proviamo a realizzare dei servizi per i nostri ospiti. E quindi è partita tempo fa un'iniziativa che ci ha permesso in pratica di costruire un info point digitale che noi mandiamo ai nostri ospiti, cioè chi prenota. Quindi pensa di venire a trascorrere qui ad Altamura 1, 2, 3 giorni e più, noi a quel cliente, oltre che ringraziarlo con un messaggio, perché abbiamo comunque tutti i riferimenti Eh per beh, sì. contattarlo, gli mandiamo direi un pieghevole, una brochure in digitale, dove abbiamo indicato tutto quello che dove può mangiare, i suggerimenti, dove può passare il tempo libero, cosa visitare, e quindi con una mappa anche del centro storico, con l'indicazione È un'ottima iniziativa. dove sono presenti le nostre strutture, sono anche tutte riportate in questa mappa, stile quarto latino, quarto Ah, ok. saraceno, quindi è divisa anche per colori. Fatta questa cosa qui, ho detto: vabbè, abbiamo costruito un servizio per i nostri clienti, facciamo qualcos'altro.
siccome stiamo attraversando un periodo difficile dal punto di vista, direi, costruttivo, io l'ho chiamata la città cantiere per la numerosità delle no comment. Per la numerosità delle gru, no? Ma io ripeto, non sono lì ad ostacolare. No, per carità, piange sul piano economico, ma sul piano della vivibilità. Non è mia intenzione ostacolare le imprese, certo. Assolutamente, lo dicevamo prima, sono un grande animatore di iniziative imprenditoriali. E naturalmente dico, facciamo una cosa che possa dare un'immagine diversa di questa città, quindi uscire da quello che è il degrado a cui abbiamo assistito per anni, soprattutto guardando il centro storico, perché la nostra associazione e tutte le strutture che fanno parte di questa città ricadono nel perimetro del centro storico, perché noi ce lo siamo posti un obiettivo, quello di dare un decoro a questo borgo, quindi attraverso una serie di iniziative, e questa è esattamente quello che noi volevamo realizzare, ovviamente in maniera molto più easy, più facile, più semplice, tant'è che noi questa iniziativa si basa sul giudizio dato dai singoli cittadini, non da una commissione, ma i singoli cittadini che utilizzando la piattaforma Facebook possono dare la propria preferenza. Quindi voi intanto avete allargato anche le adesioni alle attività commerciali, esatto, oltre ai privati che hanno un'abitazione, un bel balcone, una bella finestra, insomma da ammirare con due fiori, è tutto bello. Abbiamo anche esteso questo invito, lo faremo in maniera concreta ma brevissimo, abbiamo anche invitato i B&B. Indipendentemente dall'iscrizione o meno all'associazione. Ah, anche quelli che non aderiscono stanno nel centro storico, per noi sono certamente invitati, lo faccio ora pubblicamente attraverso la vostra rete, a partecipare perché comunque possono dare anche loro un contributo, lo daremo anche noi con le nostre strutture, perché escludere gli altri che sono già dei colleghi che svolgono benissimo questa attività. Certo. E anche un invito per cercare di allargare anche il discorso del confronto, no? Perché magari ce ne sono di strutture ancora nel centro storico, ne contiamo solo quello nel centro storico una cinquantina. Noi abbiamo iniziato con 7 strutture, nel giro di un anno e mezzo siamo arrivati a 24 strutture, quindi stiamo gradualmente incrementando un po' la composizione di questa nostra associazione. No, poi la Puglia si presta bene, insomma, questi centri storici molto carini con queste viuzze, si presta bene, diciamo, alla nascita del B&B, anche perché la tipologia di turista ama questo, esatto, paesaggio, e l'idea dei fiori di abbellire ulteriormente il nostro borgo antico è un'idea che certamente sposiamo tutti. Poi entriamo nella discussione del B&B, perché magari approfitto da curioso per capire un po' qualche cosa. Per partecipare a questo concorso Borgo in Fiore, chi ci ascolta cosa deve fare? Allora, può benissimo stampare il modulo di iscrizione andando su Altamura B&B Associati, che è praticamente il profilo, il nostro profilo Facebook. Quindi può benissimo stampare. Può ritirare il modulo di domanda qualora qualcuno non ha tutta questa strumentazione, no? per poter ottenere il modulo, può rivolgersi. Noi abbiamo distribuito il modulo in 3 distinte e decentrate, ovviamente, edicole. Una è quella di Piazza Santa Teresa, l'edicola Ventricelli, poi c'è Papermania su Corso Umberto, e poi ce n'è una centralissima, quella San Licano in mezzo al corso, okay, un po' più su della cattedrale. Sì, sì, sì. Queste 3 postazioni sono già da qualche giorno, hanno in dotazione il modulo che serve per. Quindi noi ritiriamo il modulo e alle persone che hanno chiesto di concorrere, noi diamo una scheda che viene poi affissa vicino al luogo, cioè assegneremo un numero. Poi le persone passando, girando per le vie, partecipa al concorso, possono esprimere il voto sempre utilizzando la piattaforma. Ovviamente ognuno provvede a spese proprie, ad allestire il balcone, fatto delle piccole convenzioni con delle attività che potrebbero incentivare chi magari non è proprio ben messo economicamente. Abbiamo riflettuto su questo tipo di... però mi rendo conto che proprio... ma ha fatto parte anche dell'esperienza precedente,
Per evitare che nascano problematiche tra i fiorai, i vivaisti, abbiamo praticamente, è tutti ad andare cioè, lì, allora abbiamo praticamente mercato libero. Cioè, ognuno si sceglie il proprio, quindi non vogliamo entrare in cioè, ovviamente mi rendo conto che magari, ma stiamo parlando di piccole piante che magari non richiedono un contributo, però io dico, ma giusto per, ho invitato anche i vivai che hanno dimensioni più importanti, no? Ad applicare una scontistica magari a chi si presenta, possono farlo tranquillamente. No, questo è, quindi diciamo, la partecipazione è libera e aperta a tutti. E come dicevo, anche alle attività commerciali che compatibilmente con i loro spazi vorranno sì, no, allestire anche i propri. Ma questo poi, scusami Felice, cioè, certamente dovrebbe, il nostro obiettivo qual è? Quello di far crescere una cultura del verde, cioè quindi che possa dare, al di là delle iniziative del concorso, che possa dare al singolo cittadino che vive e abita nel centro storico di poter continuare questo, proprio nel segno dell'attenzione e alla maggiore cura del centro storico, al di là delle problematiche, delle buche che viviamo tutti i giorni, perché ripeto, non è uno spettacolo, però sento dire, ci sono degli interventi importanti da parte della pubblica amministrazione in termini anche di finanziamento. Questo discorso, sebbene qui avrei da aggiungere qualcosa, perché in effetti ci si deve rendere conto che questo tipo di iniziativa porterà con sé dei disagi, soprattutto nel periodo, oltre a quello dei parcheggi purtroppo mancanti, porterà dei disagi negli spostamenti all'interno del centro storico. Per cui noi facciamo leva anche sulla nostra attenzione, cioè noi dobbiamo compensare questo tipo di disagio con una maggiore attenzione verso il nostro ospite. E quindi diciamo, è un momento anche per chiedere all'amministrazione una grande attenzione sulla questione parcheggi. Io non nascondo che ho fatto circolare un mio pensiero, che poi è quello dell'associazione, su questo discorso dei parcheggi, che si possano individuare da subito due, tre aree parcheggio provvisorie, soprattutto per questi mesi, per consentire ai turisti sulle direttrici più importanti, Bari, Matera, per poter consentire a chi arriva di parcheggiare in queste zone. Poi ci deve essere una navetta che prende i nostri ospiti e li porta in centro, come succede in altre grandi città. Quindi non è altro che una forma di park and ride temporanea. Quindi questo è questo è un tema che secondo me non va solo tirato fuori, è un argomento che va approfondito, serio, discusso. Però c'è bisogno che la politica prenda veramente coscienza su questo tema. Senza rinviarlo. Però abbiamo delle priorità. Felice, c'è un'importanza in questo momento fondamentale. Noi continuiamo a vedere flussi di turisti, ma sono in transito. Non sono i turisti che soggiornano da noi. Sì. Cioè, ci deve far riflettere. Cioè, io dico anche la questione di Cava Pontrelli, cioè ho letto sul sito del comune che adesso si possono fare richieste di i gruppi possono prenotare eccetera, eccetera, ma deve essere incentivata questa cosa, cioè per cercare di dare una spinta maggiore alla presenza, il turismo è un discorso profondissimo. Allora guarda, io negli anni 70 ero ragazzino, 72-73, vivevo a Matera. E come tutti i ragazzini che andavano a scuola d'estate, facevamo i ciceroni, accompagnavamo i turisti nei sassi a vedere le chiese, visitare il museo, tutto quello che c'era, insomma. E c'era già all'inizio degli anni 70 proprio la volontà, c'era il circolo culturale alla Scaletta che organizzava mostre, idee, studi di fattibilità, l'amministrazione, cioè quello che oggi è Matera 2019, quindi diciamo 2020, è già partito 1970, cioè sono passati 50 anni per portare il brand a un certo livello. E allora io dico, ogni anno che passa è un anno che perdiamo, perché chi ci sta attorno non sta fermo a guardare. Noi abbiamo un grandissimo patrimonio, inestimabile, perché le orme dei dinosauri non è che le trovi dappertutto. L'uomo di Altamura non lo trovi dappertutto. Abbiamo un centro storico che è fruibile, pianeggiante,
Io sfido chiunque vada a visitare Sassi Matera, insomma, dopo un paio d'ore comincia, specialmente chi è un po' più avanti con l'età, ad avere problemi, si vuole riposare. Il nostro è fruibilissimo, si può passeggiare. Bellissimo. È bellissimo, quindi se noi ci mettiamo la cattedrale, ci mettiamo poi tutto quello che fanno anche le associazioni, perché abbiamo associazioni che si impegnano per attrarre valorizzare visitatori tutto l'anno, ecco, ci vuole una super cabina di regia che metta insieme tutta sta roba e abbia un programma serio di lavoro sul quale andare subito spediti. E forse oggi con i media, con gli strumenti che abbiamo, che prima era un po' tutto più lento, non dico 50, ma 10, 8, 10 anni possono essere davvero sufficienti per portare dove dovrebbe stare Altamura, perché ritengo che non ha da invidiare nulla a nessuno in Puglia Altamura. No, assolutamente, abbiamo un bellissimo centro storico, lo dicevo prima, e abbiamo tante persone che sono appassionate di questo centro storico. Certo. Ecco perché dico, proviamo tutti quanti, io accolgo l'invito che ho già diciamo espresso, no, direttamente all'assessore alla cultura Margherita Fiore, cioè realizziamo un tavolo dove attorno a questo tavolo ci mettiamo tutti gli operatori del settore, programmiamo, sviluppiamo idee, progetti che diventano praticamente la base su cui realizzare un obiettivo. Ma credo che tutto quello che noi facciamo lo lasceremo ai nostri figli, alle future generazioni. E io tante volte mi chiedono, se mio figlio dovesse chiedere, ma tu cosa hai fatto per migliorare la qualità della vita di questa città? Allora mi pongo, no, questo tipo di interrogativo e cerco di dare una risposta. La risposta è il mio impegno, come quello dei miei amici del settore ricettivo, sta proprio cioè è un'espressione di passione nei confronti di questa nostra città. Quindi utilizzando anche, come in questo caso, il Borgo in Fiore, che per noi è una prova, ma che il settore ricettivo si sia messo a organizzare un evento del genere. Cioè qualcuno potrebbe dire, ma voi che c'entrate, no? Invece noi vogliamo proprio dare un'immagine diversa della nostra città. Cioè se lo fanno i piccoli comuni, io vado nel Salento spesse volte, no? In vacanza, eccetera. Ma se vado a vedere nel Salento, lasciamo stare le solite mete, Monopoli, Polignano e quant'altro. Noi abbiamo una posizione baricentrica, sì, tra Monopoli, Matera. Cioè abbiamo una posizione. Noi siamo al centro del sud quasi. Allora io dico, perché i piccoli comuni del Salento organizzano eventi e sono in grado di ospitare anche veramente numerose persone, numerosi cittadini? Allora dico, perché noi non dobbiamo essere anche lì, direi, impegnati, organizzati? Ecco perché dico, io non vedo altro che uno stare insieme per costruire un brand che è qualcosa di impegnativo nel tempo, ma il brand Altamura vorrei che fosse praticamente un obiettivo. Ma io, guarda, sono fiducioso, perché comunque nel bene o nel male c'è una, come si dice, un movimento quasi tellurico, nel senso che pervasivo, che sta in c'è qualcosa che si sta muovendo. Anche le piccole iniziative come la vostra, che trovano il tempo che trovano, due fiori, ma ci sono, ok, abbelliamo tutti, perché uno può anche smanettando sui soldi, beh, andiamoci a fare un fine settimana a Altamura, vediamo come hanno abbellito le case, i balconi con i fiori, perché insomma, i fiori sono una bellezza che Dio ci ha dato, questo patrimonio che sono proprio i fiori, insomma, quando vedi un bel prato in fiore, cioè, merita rispetto. Danno tanti colori, no? Ah, sì. Poi, ripeto, il fatto che voi cominciate a mettervi assieme, ma anche altre categorie, piano piano, si sta con tutte le mille difficoltà, perché noi veniamo da una cultura forse ellenica, no? Dove abbiamo questo egocentrismo, ognuno pensa che da solo può fare tutto, invece no, non è più così, dobbiamo fare tutto assieme. Sì, sono d'accordo. E senza mettere i pesi, io metto 10, no. Se io ho un know-how che vale 10, metto il mio know-how, ognuno mette il suo. Sì, il bagaglio esperienziale è importante. Volevo aggiungere, ma a proposito sempre del borgo antico, del centro storico, cioè in questo momento che la città è ovviamente trasformata, no, dalla presenza di imprese, costruzione, eccetera, eccetera, mi è venuto un pensiero che io comunque ho già trasmesso ad alcuni esponenti di questa maggioranza. Dico, siccome
partono in concomitanza le opere di Genera, no? E quindi che quanti lavori via Santa Caterina, Piazzetta Martiri, sì, riqualificazione sì. Un po' del centro storico. Io dico, possiamo aggiungere, visto che stiamo ballando, come si suol dire, tra virgolette, vediamo di fare un'altra cosa. Cioè, so che il comune ha un avanzo di finanziario importante. Allora dico, possiamo prendere una parte di quell'avanzo e dedicarlo a che cosa? Cioè, se noi diamo un contributo, quando andiamo, non so, in questi centri, cioè, c'è praticamente, non si usa magari l'anticorodan, allora io dico, perché non fare un intervento, un concorso del comune, dove il comune mette a disposizione il 50% delle spese, l'altro 50% lo mette il singolo cittadino. E eliminiamo tutte eliminiamo queste cose che esteticamente... Eliminiamo le finestre, sì. Portone in ferro, in anticorodan, che veramente sono, deturpano un po' il nostro centro storico. E questo è il motivo, cioè se riqualificazione c'è, che sia certamente più allargata. Questo è un piccolo suggerimento che ho pensato di dare. Ma guarda, io a volte mi chiedo, certo, amministrare il denaro pubblico è diverso rispetto ad amministrare il proprio denaro. Uno dice, vabbè, voglio fare questo, lo faccio. Quando è pubblico devi dare corso all'iter di quelli che devono mettere i timbri, perché l'Italia è fatta di timbri, e quindi c'è tutto un apparato che deve dire sì, ok, va bene. E... Però vanno fatte queste cose, come dici tu, perché abbiamo delle cose che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, il comune prenda una cifra e dica ok, oppure faccia un piccolo censimento visivo. Non è che ci vuole 2 anni per vedere tutto il centro storico di Altamura. Io penso che in 3 mesi, 4 mesi, un censimento visivo, fotografico, con gli strumenti che abbiamo oggi, si possa fare. Tiriamo fuori un elenco e viene fuori che c'è da fare 400 interventi. Adesso si va a vedere chi sono i proprietari di questi immobili, quanti sono nelle condizioni di poterlo fare autonomamente, no, quanti hanno bisogno di... Stai già dettando praticamente. Ma no, allora, noi veniamo dal mondo reale, che è diverso dal mondo della politica. Sì, no, vabbè, chiaro. Quando devi fare qualcosa, un piano d'azione lo devi prima mettere per sviluppare, te. Sviluppare. E poi dopo lo metti in opera e capisci se stai andando nella direzione giusta, giusto, o meno. E io dico, ma possibile che non lo capiscono i nostri, cioè tutti quelli che hanno a che fare col pubblico hanno questi, loro dicono che sono purtroppo limitati dalla burocrazia. Vabbè, io su questo discorso, così, no, però... questo discorso, vabbè, diciamo, mi spinge a dire qualcosa, però preferisco, ma non per timori di nessuna, cioè non ho timore di nessuna natura. Però è quello che tu poni come domanda, è una domanda che, voglio dire, ci facciamo un po' tutti. Allora, perché questa cosa non si fa? C'è timore che magari possano essere oggetto di critiche? Io dico, bisogna avere coraggio e bisogna osare. Poi, se le cose vengono fatte, e vengono fatte con criterio, non c'è burocrazia che regge. No, guarda, in questi giorni stanno discutendo di bilancio, 4 sedute consigliari, giovedì, venerdì, lunedì e martedì, proprio per discutere di bilancio. Io dico, è giusto essere attenti e oculati nelle spese, ma il compito di un'amministrazione comunale non è quello di mettere da parte i soldi, è quello di spenderli. Allora, uno si pone una domanda, dice perché non sono stati spesi? Possono essere tante le risposte, allora chi è intelligente se la dà. Ognuno si dia la sua risposta, come dice Marzulli, si faccia una domanda, si dia una risposta. È una cosa che fa rabbia, perché c'è tanto da fare, c'è il mercato che chiede interventi e che, diciamo, non vengono intercettate un po' forse queste richieste, però, ripeto, c'è un movimento di tutto l'apparato associativo nella nostra città. Io faccio questa domanda, scusami, cioè torniamo un po' al discorso della ricettività, ma secondo te, non te Felice Griesi, ma te cittadino, che viene da fuori, cioè entrare nel nostro centro storico, che è bello da un punto di vista strutturale, ma è degradato da un punto di vista poi, diciamo, dei luoghi, no? Allora io dico, ma secondo te, cioè, sarebbe più attrattivo un centro storico ben sistemato, ben riqualificato, un centro storico come si presenta oggi? Cioè oggi noi stiamo vivendo anche il disagio di persone, di ospiti, che chiedono il rimborso del soggiorno. Perché? Perché non li abbiamo messi a disposizione per trovare un parcheggio. Devono fare non so quanti giri della città. Hanno richiesto indietro. Allora dico, abbiamo già un problema.
Abbiamo un problema, dobbiamo, ripeto, dicevo prima, compensiamo con le nostre attenzioni. Vengo io a prendere i bagagli, cioè a fare delle cose, sì. No? Per dire. Allora, no, lo so perché allora, conosco molti amici che magari gestiscono. Tuoi, sai, che fanno allora, così, insomma, vanno veramente incontro al turismo. Allora, cioè, con tutte le attenzioni di questo mondo, perché è precario quell'accoglienza, è un po' tirata, mi sono spiegato. Allora, noi dobbiamo essere molto bravi in altro, cioè nel mostrare altre attenzione. Allora io dico, io penso che un turista, noi lo favoriamo, e siccome noi il nostro compito è quello di aumentare la ricettività turistica, io devo lottare contro tutti quelli che ostacolano questo tipo di risultato. Questo è il messaggio che io voglio mandare. No, è vero. Ora Polignano, adesso sto Polignano. Facendo un po' mente locale, ci sono dei B&B che hanno delle aree in uso ai loro clienti. E io, questa è la chiave, vado a parcheggiare l'auto lì. È un po' lontanino, diciamo, però sai che lasci l'auto lì e ti muovi tranquillo, non hai problemi della multa o se viene un carro attrezzi che ti sposta l'auto, se hai parcheggiato in un posto, perché purtroppo le auto sono tante, dobbiamo riconoscere che qui abbiamo un parco circolante che supera le 40.000 unità. E quindi sproporzionato. Sono tante, quindi bisogna veramente un po', ripeto, se ne parla da anni, ma bisogna accelerare qui, i parcheggi servono. Sì, sono pienamente d'accordo. Va bene, Nicola, io ti ringrazio. Volevo solo aggiungere una cosa. Prego. No, siccome la dinamica in questo momento non è certamente particolarmente favorevole per noi, forse ancora legati un po' a questo discorso della guerra tra Russia e Ucraina. Cioè io vedo tanti turisti, ripeto, flussi di turisti di transito, e anche qui c'era quel discorso che abbiamo proposto, ma in quattro associazioni enti, ABMC, non so se, ma penso di sì, questa informativa la sai, con Modima, con sì. ABMC e Algrama, abbiamo fatto una richiesta di avere anche lì temporaneamente un infopoint, perché quello della Proloco, così come è stato per me, resta insufficiente, perché deve coprire, e quindi con una persona competente, anche su questo discorso, abbiamo ricevuto, direi, magari risposte, magari non ancora definitive, e quindi, però il tempo passa e ci avviciniamo. Io parlai di questo proprio con l'assessore Margherita Fiore, e mi disse il problema non è l'infopoint, è chi deve star dentro, il problema più grande. Ma il problema di mettere dentro, cioè la pubblica amministrazione ha detto, io se devo mettere qualcuno devo pagare o lo devo prendere da una situazione diversa, e quindi capire se questa è una questi fondi da dove reperire. Sì, ma se questa è una città turistica, Felice, sulla carta, Mura, sì, è una sulla città carta, turistica, lo so, quindi io devo orientare risorse a che questo settore, che è il turismo altamurano, cresca. Te lo dico io da dove li reperiranno nei prossimi anni, forse su tassa di soggiorno, vedrai che andranno in questa direzione. No. Ma che poi l'importante vengano poi spesi questi soldi per servizi al turismo, che ben vengano. Che ci siano servizi. Servizi. Questo è l'importante. Va bene, io ti ringrazio. È un discorso profondissimo, certamente avremo modo di incrociarci nuovamente su queste tematiche, perché sono tematiche che certamente interessano. Auguriamoci che rispetto a giugno, perché ho fatto già una indagine sulle mie strutture, dove c'è una situazione certamente non di grande entusiasmo, sono poche prenotazioni, stiamo parlando comunque di 24 strutture, quindi è un test, no? Che magari è un indicatore che mi porta a dire, dai ragazzi, vedrete che... Speriamo che l'anno scorso ci fu il mese di agosto che fu pieno, fu sold out, quest'anno speriamo che magari da luglio possano, giugno sembrerebbe che è andato, ma è andato con poche prenotazioni, questo ovviamente non è un bel segnale per il nostro settore, tutto qua. Vabbè, vedremo, come diceva Baglioni, lo scopriremo strada facendo. Grazie a Nicola Di Sabato. Grazie in rappresentanza dell'associazione Altamura B&B Associati, abbiamo parlato di Borgo in Fiore, ma abbiamo parlato anche di tematiche che riguardano un po' tutta la nostra comunità, centro storico, turismo, eccetera. Io vi auguro un buon fine settimana, ritorniamo lunedì alla solita ora con Canale 2C, e adesso vi lascio ad Emanuele Giordano con Chicchirichì. A lunedì.